Bellissima inquadratura, devo dire. Ottima. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a un nuovo video. Oggi preferite il mese di aprile. Non ve lo sto neanche a dire perché ormai lo sapete, è stato un mese piuttosto impegnativo come tutto questo 2018. Ma bando alle ciance, iniziamo subito con i preferiti del mese. Prima categoria, musica. Diciamo che questo mese ho fatto un ripescaggio tra i miei grandi amori musicali del passato e ho scoperto che Lissi, che è una cantautrice che io amo moltissimo, che ho amato per un certo periodo della mia vita, era uscita con un nuovo album, aveva fatto uscire un nuovo album, ovvero Castle, che io ho completamente ignorato. Quindi per il mese di aprile ho ascoltato principalmente quello e soprattutto una canzone che si chiama Love Blows. Se vi avevo mai parlato di Lissi, tra l'altro, nei preferiti del mese, probabilmente sì. In ogni caso vi invito a scoprirla su Spotify, ci sono tutti i suoi lavori, anche delle cover che io vi consiglio perché lei è veramente bravissima nelle cover. Poi, film del mese senza ombra di dubbio, proprio a mani basse, Avengers Infinity War. Sono andata anche più volte al cinema a vederlo, io sono così, quando un film mi piace molto lo rivedo anche 25.000 volte al cinema. Diciamo che eravamo tutti abbastanza pompati per questo evento, visto che si tratta di uno dei film pop più ad alto budget della storia del cinema e con un cast gigantesco e di altissimo profilo. Io sono sempre andata a vedere i film della Marvel, però non mi definivo una vera e propria entusiasta, diciamo una vera e propria fan, tranne che nell'ultima fase. Devo dire che secondo me sono solo che migliorati rispetto agli inizi. Infatti con la nuova svolta di Black Panther e Spider-Man, secondo me ci stiamo preparando ad una nuova generazione molto più, almeno per quanto mi riguarda, è molto più interessante. Poi ovviamente parlo a titolo personale, magari qualcuno preferisce le origini del Marvel Cinematic Universe, io invece sinceramente sto preferendo di gran lunga questi ultimi eroi. Anche Doctor Strange mi era piaciuto tantissimo. Come film inoltre vi voglio segnalare un documentario sulla New York Public Library e voi direte, Ilaria, ma sei impazzita, ma che ce ne frega? In realtà vi invito veramente a scoprirlo, si chiama Ex Libris. È un documentario molto lungo perché dura circa 3 ore e mezza, però vale davvero la pena. Io sono andata a vederlo al cinema perché c'era appunto questo giorno evento, è stato in sala mi sembra 2 giorni, e sono molto contenta di esserlo andata a vedere anche se era un lunedì, quindi era una giornata campale e in più la sera 4 ore di documentario, insomma mi è un po' stesa, però nonostante le circostanze mi è piaciuto da morire. Parla della vita della New York Public Library sia da un punto di vista manageriale, e questa è stata la parte più interessante perché è stato proprio bello vedere come si gestisce, perché è un ente che si sovvenziona grazie ai fondi pubblici ma anche grazie a fondi privati, quindi è bello vedere questo compromesso. E poi parla appunto dell'importanza della biblioteca come luogo socialmente e culturalmente rilevante, quindi come luogo di incontro tra culture diverse, tra strati sociali diversi. È veramente super interessante. Dimenticatevi l'idea della biblioteca come luogo dove vengono conservati i libri, assolutamente no. La New York Public Library è veramente un mondo da scoprire. Serie televisive. Allora, serie televisive, devo dire la verità, è uscito sia Westworld sia The Handmaid's Tale, serie che stavo aspettando da un po' di tempo, però non le ho ancora viste. Tra l'altro sto aspettando che escano un po' di episodi per spararmeli tutti in una volta, perché non riesco bene a reggere l'attenzione, soprattutto mi ricordo 2 anni fa con Westworld mi ero fatta un fegato così. Invece su Amazon Prime Video sto vedendo The Terror, sono ancora al quinto episodio, ma ve lo giuro, una serie molto 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 valida. Si tratta di una serie storica che parla della scomparsa di 2 navi che appartenevano alla marina inglese, His Royal Majesty, che appunto cercando il passaggio a nord-ovest si imbatterono in chissà quali condizioni climatiche spaventose, eppure andarono avanti e trovarono presumibilmente la morte, però le circostanze sono misteriose. Quindi a partire da questo
Enigma si imbastisce una storia che però è molto concentrata sui personaggi, sulle dinamiche a bordo della nave ed è una classica storia ambientata in circostanze estreme, in questo caso veramente l'ambientazione piena di ghiaccio bianco ovunque è parecchio terrificante e vengono aggiunte anche degli elementi soprannaturali, però con molto garbo, più che altro appunto si parla moltissimo delle dinamiche tra i personaggi e soprattutto tra gli alti gradi. Si creano delle situazioni veramente interessanti, narrate benissimo, con una grande lentezza, però veramente ve lo giuro è molto piacevole e soprattutto vi tiene incollati nonostante il ritmo non è esattamente scoppiettante. Libro del mese invece ve ne dico due. Il primo è Il fiume della coscienza di Oliver Sacks, ve ne ho parlato su Instagram il giorno dell'uscita del libro, gentilmente Adelphi me l'ha fatto arrivare in anteprima. Se conoscete Oliver Sacks non vi stupirà sapere che questo è un libro meraviglioso, se invece non lo conoscete sappiate che lui è uno psichiatra che per anni ha fatto ricerca e ha documentato i risultati della sua sapienza in tantissimi libri, perché lui è stato un autore veramente molto prolifico. Questo è l'ultimo libro che ripercorre anche dei casi passati e che io infatti mi ricordavo perché avevo letto L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello. Questo libro riguarda la percezione, cioè come il cervello elabora le informazioni dell'ambiente esterno a noi e come appunto nascono la percezione di quello che ci circonda. Quindi vengono in parte ripercorsi i sensi, la vista, l'udito, soprattutto, che diciamo sono la specialità di Oliver Sacks, e in parte anche la memoria e il movimento, che ovviamente sono le colonne portanti sia della nostra vita in relazione agli altri, sia della nostra vita in relazione appunto all'ambiente, al mondo. Tra l'altro parlarvi di questo libro mi fa venire in mente il fatto che questo mese ho anche visto un film su Netflix che è ispirato ad un altro libro di Oliver Sacks in cui qui si parla moltissimo, ovvero Risvegli. Lo trovate appunto su Netflix ed è interpretato da Oliver Sacks, è interpretato da Robin Williams. La storia è veramente pazzesca e neanche ve la dico perché vorrei che la scopriste voi. Francamente sono anche curiosa di leggere il libro, anche se purtroppo appunto so già come, tra virgolette, finisce la storia. Un altro libro che fa finire assolutamente tra i preferiti del mese di aprile è Fidanzati dell'inverno di Christine Dabo. È un bel fantasy di 500 pagine che francamente, nonostante i difetti di cui poi vi parlerò, mi è piaciuto veramente. Cioè una storia davvero coinvolgente e soprattutto originale. Cioè l'ambientazione e la trama sono veramente degni di nota. Nonostante ci siano tanti omaggi a diversi testi, fra cui Alice nel Paese delle Meraviglie, anche se vogliamo un po' Twilight in minima parte, però secondo me, e anche La bussola d'oro, nonostante questi riferimenti evidenti che ci sono, secondo me, cioè non posso che definirlo assolutamente originale. Non vedo l'ora che escano il secondo e il terzo libro, perché purtroppo, tra virgolette, purtroppo questo è il primo libro di una saga, L'attraverso specchi. Categoria random del mese. Allora, la categoria random del mese sono come al solito dei contenuti che io trovo online e che reputo interessanti. Ve ne segnalo due. Il primo è l'account Instagram e in generale il sito di Fashion Revolution Italia. Si tratta di una organizzazione, diciamo così, è più un movimento che un'organizzazione, che si occupa di moda sostenibile, di moda etica. Come sapete, è da un po' di tempo che ho deciso di smetterla di comprare dalle catene fast fashion. Ho visto anche un documentario che potrebbe aiutarvi a capire perché ho fatto questa scelta, come io, come moltissime altre persone, e si chiama The True Cost e trovate qui sotto il link al documentario. Eccola, secondo me seguire l'account Instagram o in generale il sito di Fashion Revolution è il passo necessario, perché in sostanza si occupano queste persone innanzitutto di fare informazione, che è sempre molto importante, ma anche di chiedere alle catene di essere maggiormente trasparenti su chi cuce questi vestiti che loro vendono e soprattutto in quali condizioni lavorative, quindi chiedere maggiore trasparenza. Inoltre ovviamente anche l'occasione per promuovere anche aziende che invece si comportano in maniera pulita, completamente trasparente e eticamente sostenibile. L'altra cosa random del mese è sicuramente questa intervista che BuzzFeed ha fatto a Tom Holland, in cui lui è circondato da dei teneri cuccioli di pitbull. Io adoro i cani e adoro Tom Holland e dovevo per forza segnalarvela questa cosa, anche perché voi l'avete segnalata a me, maledetti, ormai sapete la mia ossessione per quest'uomo, e quindi è
Ecco a voi. Passiamo appunto alle categorie tra virgolette frivole, quindi make-up, vestiti, accessori e quant'altro. Ah no, perché prima c'è la categoria oggetto random. Allora, oggetto random, ho preso questa stupidissima tazza di Tiger. Ha una forma veramente assurda, dentro adesso non ve la posso far vedere perché c'è del liquido dentro, ovvero dell'acqua, però mi piaceva tantissimo il fatto proprio che avesse questa forma informe in realtà, quindi che avesse questa forma irregolare che assomiglia tra l'altro anche alla testa di un capodoglio ed è fatta a Copenaghen, quindi un po' questo spirito da borghese hipster che c'è in me. Ed è in ceramica, mi serviva veramente un'altra tazza? Assolutamente no, l'ho comprata comunque? Assolutamente sì. Purtroppo Tiger è un luogo demoniaco, mi sono recata lì dentro perché purtroppo mi stavano facendo aspettare. Non arrivate in ritardo agli appuntamenti perché poi la gente che vi sta aspettando entra da Tiger e voi sarete responsabili dei loro portafogli vuoto, maledetti. Ok, passando appunto, come dicevo prima, alle categorie frivole, abbiamo per quanto riguarda gli accessori, gli orecchini di cui mi avete chiesto praticamente tutti su Instagram, spero che li metta a fuoco. Sono degli orecchini di forma triangolare, come potete vedere, colorati in blu, bianco e oro. Sono molto particolari, sono fatti a mano e da una ragazza siciliana, di cui vi lascio qui sotto l'account Instagram se volete comprare delle cose fatte da lei. Ovviamente ogni pezzo è abbastanza unico, ma è veramente questo il bello di comprare dagli artigiani, che quello che comprerai da loro sai che non sarà mai replicabile, cioè non ce l'avrà mai qualcun altro. Per quanto riguarda i vestiti, non ho comprato niente di nuovo, l'unica cosa positiva è che non mi sto vestendo più di nero. Per tornare all'argomento di cui abbiamo parlato prima per quanto riguarda la Fashion Revolution, diciamo che il mio obiettivo in questo momento non è trovare delle alternative al fast fashion, il mio obiettivo è proprio smetterla di comprare vestiti. Alla fine mi metto sempre più o meno le cose con cui mi sento a mio agio e uno stato mentale non lo cambi comprandoti altri vestiti. È evidente che non basteranno milioni di vestiti al mondo per, diciamo, renderti, cioè per cambiare la forma del tuo corpo. Quindi, morale della favola, sto cercando proprio di non comprare niente se non pigiami. Sto cercando veramente di usare i vestiti che ho. Se ci sono dei vestiti che ho e non mi stanno bene, non ha senso comprare altri vestiti, ma è più importante, diciamo, concentrarsi sull'entrare in quei vestiti che ti stavano male. Perché comunque, come penso tutte le ragazze, ho avuto dei periodi in cui ero più grassa, periodi in cui ero più magra, eccetera eccetera, e ogni volta, anziché cambiare il mio corpo, cambiavo vestiti. Detto questo, però, c'è un capo che io ho comprato, lo dico anche chiaramente, da una catena fast fashion, perché io comunque ho delle cose di Zara, di Mango, di H&M, non è che le butto, anzi le utilizzo fino a quando non si rovinano, proprio per evitare gli sprechi. Comunque, un capo di cui sono sempre molto contenta e che ho ormai... ma intanto la luce se n'è andata, vabbè, pazienza. Comunque è questo trench oliva che io utilizzo in primavera e in autunno ed è, diciamo, la gioia del mio armadio, la gioia della mia vita forse. È lungo fino alle caviglie, mi piace perché sembro l'ispettore Gadget e allo stesso tempo però un ispettore Gadget figo, quindi ok, adesso accendo la luce. Ok, passiamo alla categoria make-up. Ovviamente, come tutte le ragazze che conoscete, almeno la maggior parte, mi sono fissata anche io con la collezione make-up di Rihanna, ovvero Fenty. Però io ho comprato tre cose e sono stracontenta di averle prese tutte e tre. E un po' meno contenta di averle strapagate, perché sicuramente non è esattamente una linea di make up low cost, però sono comunque feliciona. Allora, il primo è sicuramente il mio preferito ed è l'illuminante. Come ho detto prima, mi illumino di immenso. Altra cosa di cui sono strafelice è questo gloss, che di solito io non uso, cioè io non uso i lucidalabbra da quando ho comprato questo qui, perché l'ho provato e me ne sono innamorata, me l'ha fatto provare la commessa, lo uso praticamente tutti i giorni. Tra l'altro, anche qui non fate arrivare i treni in ritardo, perché il problema è che le ragazze poi entrano da Sephora e diventano povere. Allora, cos'ha di particolare questo gloss? È che ha una colorazione leggermente caramellata, che quindi si vede rispetto ad altri gloss che magari sono un po' più trasparenti, e si vede veramente, cioè adesso io per esempio ce l'ho addosso e cioè incredibile.
Ma soprattutto, diciamo, quello di cui sono più contenta in assoluto è il rossetto. Questo qui si chiama Spanked, sculacciata si chiama. Il colore è questo qui, che in realtà non è proprio super estivo, anzi sembra un po' un mattone, un color mattone classico autunnale, ma in realtà a me piace tantissimo metterlo anche con questa nuova estate anticipata ad aprile. E nulla, quindi questi tre prodotti della linea Fenty per me sono stati veramente i prodotti preferiti dell'ambito beauty di questo mese. Metto anche qualcosa della skin care che mi sembra giusto ricordare, soprattutto in questo periodo, ovvero proteggete la vostra faccia dai raggi solari, sono delle radiazioni, e quindi sono passata da una protezione 15, io in realtà dovrei mettere anche quella più alta in inverno, anche in inverno, però avevo quella 15, dovevo finire quella crema e quindi usavo quella crema protezione 15, sono passata appunto ad una 45, ma proprio così, proprio facilmente. Allora, questo che cos'è? Intanto ve lo mostro meglio. Allora, è un prodotto particolare sempre di Origins, che è questa marca beauty che io adoro, non è un mistero se seguite i miei video preferiti del mese, perché cito sempre i loro prodotti, ed è un siero che si applica prima di mettere la crema. Si chiama Mega Defense Advanced Daily UV Defender, che vabbè è quello che ho detto, cioè una protezione dai raggi UV. Purtroppo in Italia non c'è molto questa cultura della pelle, anzi siamo italiani, quindi ci dobbiamo abbronzare di più, eccetera eccetera, però proprio la protezione solare per noi è un concetto estraneo, e anche nella skincare è così, cioè di solito le creme che hanno a parte che trovare delle creme che hanno la protezione solare dentro è quasi impossibile, poi quelle che trovate sono molto grasse, molto unte, molto cariche, e quindi fate effetto palla da bowling. Origins ha tutta una serie di prodotti proprio dedicati alla protezione e sono leggerissimi, cioè questo siero, anche se è una protezione 45, non unge, cioè è perfetto e si assorbe super rapidamente dalla pelle, quindi per me questa è veramente la cosa aggiunta. Costa un botto, ma io l'ho preso al tempo su Look Fantastic, che è il sito da cui compro le cose beauty, e l'avevo preso in sconto. Ok, concludiamo con una categoria che mi ero dimenticata di citarvi prima, ovvero quella dei posti. Vi cito due posti in particolare. Ovviamente sono andata a Perugia, quindi sono andata a mangiare in un posto che si chiama, no, non me lo sono appuntato, comunque si chiama Testacci, il quartiere di Roma, vabbè, comunque una cosa del genere, in pieno centro, e si mangia la torta al testo, che io non avevo mai assaggiato ed è buonissima. Io mi ho dato la torta al ciauscolo, credo che sia in realtà marchigiano, però vabbè, la torta invece è perugina, e niente, mi sono in Sicilia si dice mi sono arricriata, che significa mi è piaciuto tantissimo, enormemente. E vabbè, poi Perugia è un gioiellino, è un labirinto di stradine estremamente ventoso, io ero andata solo col trench, infatti stavo crepando di freddo, doveva ancora arrivare l'estate anticipata che è arrivata in queste settimane. Un altro posto che vi consiglio è Piazza Tommaseo a Milano, dove mi sono fatta praticamente uno shooting fotografico grazie al talento come fotografa di Julie Demar. Grazie mille Giulia. Bene ragazzi, io come al solito mi sono dilungata infinitamente, vi lascio qui sotto tutte più o meno le cose che ho citato e i miei social se volete trovarmi in altri luoghi di internet. Vi lascio altresì la pagina Ko-fi se volete sostenere il canale con un semplice caffè tramite PayPal, e vi invito a lasciare un mi piace, un commento o condividere se vi è piaciuto il video. Adesso è veramente tutto, come al solito un bacione, volevo stremare, ci vediamo al prossimo video, ciao!